Amici, buongiorno. Oggi voglio fare un video nuovo. Sono appena tornato dal mercatino. Sono in giro, sono le 11 e sono in giro da stamattina alle 6. Allora, volevo fare un video in cui vi mostro i miei recuperi di stamattina. Quindi, questo qua è il mio furgone. Ora andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, andiamo un po' a vedere cosa abbiamo trovato. Questo qua è quello che ho recuperato stamattina. Un po' di sacchetti e ora andiamo a scoprire insieme che cosa contengono. Ora porto tutto in magazzino. Ok, eccoci qua. Allora, premessa: questa roba che vedete qua sopra l'ho recuperata ieri mattina in una fiera, più precisamente a Piacenza, e devo ancora sistemarli. Infatti ora metterò tutto qua sopra. La roba che c'è nel furgone la metto qua sopra e sistemiamo tutto e diamo un'occhiata ovviamente anche a quello che ho trovato ieri. Andiamo. Ecco l'ultimo, bello scatolone di legno. Ok, eccoci qua. Allora, io direi di iniziare da quello che c'è già sul tavolo. E poi passiamo a tutto quello che c'è nei sacchetti. Come potete vedere, già qua c'è un bel box dei Cavalieri dello Zodiaco e un bottle. Tra l'altro non l'avevo mai vista questa scatola. È molto carina. Che si colleziona anche questo. Poi abbiamo un blister mega laser. Purtroppo questo quando l'ho acquistato ieri non mi sono accorto che mancavano questi due pezzi. Fortunatamente il prezzo era buono, quindi ci sta. Poi qua abbiamo un piccolo blister, uno Space Hero, un tarocco sempre di Robo. Poi abbiamo tutta una serie di Robo Monster con le loro scatoline e un po' di personaggi. Quindi abbiamo Captain Planet, Tartarughe Ninja, Batman, vari da Robin, Alba Batman, due facce, ci sono anche le ali di un Gargoyles e tutta una serie di accessori molto interessanti. Allora, poi cosa abbiamo? La moto dei Biker Mice, messa molto bene. Questo qua è di Little Dracula, un altro Captain Planet. Un po' difficile fare tutto con una mano. Allora, forse è meglio se lo metto sul piedistallo. Aspettate un attimo. Ok, ovvio, direi che è molto meglio così. Tanto a voi non interessa vedere me, interessa vedere i giocattoli. Ok, abbiamo posizionato il telefono, così è tutto più comodo. Allora, quindi eravamo arrivati ai Batman. Ci direi, già che ci sono, sistemiamo un po' il tutto. Quindi io direi di mettere qua tutti i Robo Monster. Sistemiamo tutto. Svuotiamo e li mettiamo qua. Poi questi, ho delle scatole di là, tra l'altro, che sono vuote e a cui ho il personaggio dentro, ma mancava la scatolina e queste sono perfette. Ok. Allora, ripartiamo, dai. Abbiamo detto Captain Planet, Turtle, Transformer, il panda dei Turtle, perché sono altri robot, qualche accessorio dei Turtle, un Biker Mike. Qua, mettiamo qua tutti i Robo Monster. Questo qua è dei Muppets. Robo Monster. Questo è un piccolo trasformerino. Robo Monster. Queste qua non so cosa siano, l'ho prese perché erano interessanti. Sì.
se li conoscete magari scrivetemelo nei commenti. Ok, qua abbiamo un orologio di Star Wars. Robin, Robo Monster, tutti i Robo Monster li mettiamo qua. Qua c'è un bel Robin con il suo aliante. Qua c'è un Batman, un altro Capitan Planet. Questo qua sembrerebbe un accessorio di qualche mezzo dei Turtles. È rotto purtroppo. Ve l'ho preso perché c'è la cintura, c'è questo, magari può essere, non mi ricordo a che mezzo appartiene, magari ricordatemelo voi, non ricordo io ora. Poi abbiamo un paio di mask, questo qua dovrebbe essere di Star Wars presumo, qualche Micro Machine, un Starcom, poi ancora Batman, Catwoman, due facce, un altro Batman, qua abbiamo detto prima le ali di un Gargoyle, qualche Micro Machine, un Biker Mice Flexi, Star Wars, un altro Batman. Poi ci sono tutti accessori di Batman che bisogna andare a capire a chi appartengono. Ce ne sono un po' dentro qua. Tutti questi. Questo qua dovrebbe essere ancora Batman. Poi c'è qualche scatenato. Abbiamo detto Micro Machine. Qua un battello. Un mantello di Batman. Un altro Capitan Planet, quanti Capitan Planet ho trovato ieri? Non mi sono neanche reso conto. Power Ranger, Micro Machine, Robo Monster. Qua abbiamo detto scatenati. 1, 2, 3, 5, 6, 7 scatenati. Qua c'è il Triceratopo di Turtles, come sempre manca la coda. Oh, sempre si trova senza coda. Questi qua sembrerebbero accessori ancora dei Turtles, dal colore. Non sono sicurissimo. Abbiamo un Thor, qua un Exogino. Questo qua sembra Conan il Barbaro, in gomma. Questo non so chi sia. Woody. Questo qua è roba di McDonald's, penso. Era dentro nel lotto. X-Men, mummie, ancora X-Men, questi qua sono i connector, X-Men, e qua c'è un Iron Man piccolino, questo qua non so chi sia, un altro Biker Mike, piccoli brividi, qua ancora le mummie, questo qua è un Flexi. Chi è questo? Non mi viene in mente. Un tarto di coniglio messo malissimo. Un Gargoyle senza ali. Questo cantarocco. Un altro Capitan Planet. Questo messo un po' male purtroppo. Scusate se faccio un po' veloce, ma se no non finisco più perché ho tutti i sacchetti qua. Se no viene troppo lungo il video. Jurassic Park. Un altro Capitan Planet, la madonna quanti Capitan Planet ho preso. Un Turtles astronauta con tanto di visiera. Un Flexi dinosauro. Questo qua è James Bond Junior. 5 Samurai incompleto. Qua un mantello presumo di Thor. Un altro X-Men. Questi qua sono i World Troopers. Qua c'è un soldatino carino, Made in Italy. Peccato che ha la pistola rotta. Qua c'è un altro soldatino con un cavallo. Questo qua cos'è? Ancora un Batman? Vediamo. Penso di sì. Zorro. Spostiamo un po' il cavalletto.
Andiamo avanti. Qua c'è un sub. Little Dracula, un altro scatenato. Un flexi di Spider-Man. Qua c'è un altro Spider-Man. Questo qua sembrerebbe un tarocco di Captain Planet, anche lui. E questo è roba di Batman. Power Ranger, un Iron Man, un altro X-Men, un altro Panda dei Daltors, Tarzan, una moto degli X-Men, di Wolverine. Abbiamo anche un wrestler. Questi qua sono il Cavaliere Zodiaco e un altro sub. Ed eccoci qua. Questo è tutto. Questo qua sembra che era una partita nel lotto di ieri, di un altro lotto che voi recuperate ed è rimasto qua sul tavolo. Ok, questo che vedete qua quindi è tutto quello che ho trovato ieri. Ok, non male come recupero. E ora andiamo a vedere cosa c'è nei sacchetti che ho recuperato stamattina. Posto un attimo due o tre cose dal tavolo e andiamo. Ok ragazzi, ci siamo, ho liberato l'angolo, possiamo andare a aprire i vari sacchetti. Allora, da cosa partiamo? Partiamo da questo che è il primo che ho trovato stamattina. Ok, abbiamo un bel Dragonzord dei Power Rangers, esteticamente messo abbastanza bene, un po' sporco, però è messo abbastanza bene. Sono gli adesivi, ovviamente qua manca sempre la punta della coda, però sembra buono. Ora andremo a vedere se poi funziona. Comunque, poi abbiamo un Transformer, il T-Rex, che sarebbe la del T-Rex. Mancano le due armi qua dentro, però in compenso è un bel pezzo. Poi abbiamo il Megazord e adesso andiamo a montare insieme. Quindi c'è il giallo, il rosso, il blu, il nero e lo pterodattilo davanti. Manca purtroppo lo scudo, però dai, ho trovato la spada e già tanto. Ok, quindi il primo sacchetto è vuoto, abbiamo anche un personaggio di Toy Story e qualche micro machine. Primo sacchetto vuoto. Andiamo a montare il Megazord. Tra l'altro, cosa molto positiva, c'è l'armettina qua dentro, ci sono le zanne, ovviamente mancano le corna. Sfucerato. Okay, questo si abbassa, questo così, la testa viene avanti e questo pterodattilo, cosa positiva, c'ha le ali, che anche quelle spesso non si trovano. Ed ecco qua il nostro Megazord con l'arma. Manca lo scudo, però direi che è una buona base di partenza. Andiamo avanti col prossimo sacchetto. Partiamo subito da una squadretta subbuteo, il Brasile, scatola conciata un po' male, i guanti perché stamattina faceva freddo. Poi abbiamo un gadget pubblicitario della Duracell, il coniglietto, uno scettro di Sailor Moon, un giapponese della Bandai. Speriamo che funzioni. Un leone del Voltron, quello nuovo. Abbiamo un robot simpatico ma rotto. Purtroppo manca un braccio. Vabbè, può andare bene come pezzi di ricambio. Anche la gamba è andata, no? Però si sgancia la gamba, dai. Qua dietro.
un bel gabibbo con la ventosa e poi abbiamo una bella Wonder Woman. In ultimo nel pacchetto c'è dentro sono i pianeti World Planet, mi sembra si chiamino. Tra l'altro ne ho trovati anche un paio di settimana scorsa incompleti, invece questi hanno dentro molti pezzi. Guardate, c'è tutta una serie di pezzi qua dentro. Ora io spero di averle presi tutti i suoi pezzi, perché c'era una scatola con dentro altre cose. Io ho preso tutto quello che ho riconosciuto e poi una Optimus, le che si incidentavano. Poi andrò a capire i vari pezzi a che appartengono. Allora andiamo avanti con un altro bel lotto di action figures varie. Qua dentro c'è qualcosa di interessante. Vabbè, partiamo con una macchinina. Una Martin Racing, da sistemare, devo riagganciargli le ruote, però c'è tutto, molto carino. E ragazzi, purtroppo il mercatino bisogna adattarsi a quello che si trova. Allora, contenuto questo, abbiamo una moto di Kamen Rider, se non sbaglio, un Daredevil, un Hulk, uno Spider-Man del film, del primo film, e questi hanno preso molto valore ultimamente. Questo qua è un robot, non ricordo il nome, comunque della serie Gonagai. E poi guardate un po', un altro pezzo del pianeta. Fortunatamente sono ripassato dal banco del signore che da cui mi ha venduto questo e mi ha detto guarda che hai lasciato indietro un pezzo. C'è anche gente onesta fortunatamente, così almeno andiamo a completare tutta la sua struttura esterna che è tanta roba, molto carino. Poi vedremo i missili e tutto il resto se c'è. Poi ho trovato questo Hulk molto curioso, sembrerebbe del McDonald's al primo colpo d'occhio, invece no. È marchiato dietro e c'ha vabbè Marvel tutto, del 1979 e si vede comunque che è molto vecchio, addirittura motorizzato così. Molto molto particolare per chi colleziona i vari Hulk. Poi abbiamo un bel Spider-Man mostro, bellissimo anche questo. Abbiamo un Power Ranger rosso, un Terminator, un dinosauro, Extreme Dinosaur. Vabbè, per qua c'è una roba piccolina, Playmobil, qualcosa della Disney, Willy Coyote, questo qua è un Amiibo. Aspetta che io raccolgo tutto, qua abbiamo... no, non mi ero accorto, ho perso la mano. Speriamo sia nel sacchetto. Abbiamo un dinosauro della Sledge. Abbiamo un Robocop. Tra l'altro in un altro banchetto ho trovato la pettorina davanti, quindi almeno andiamo a mettergli la pettorina. Un piccolo Moncicci. Una mummia con l'armatura almeno superiore. Poi un po' di Tranquillizer. Bella questa, una bella Crudelia Demon. Non l'avevo mai vista. Frusaglie varie, dal piccolo supereroe a qualche personaggio della Disney, qualche micro machine, qualche Polly Pocket, un ciuccio, questo ve lo ricordate? Io ne avevo tantissimi. Sono un paio di Polly Pocket all'interno, scavando diciamo sono saltate fuori, Masha.
Questa qua invece è più calze lunghe. PVC così è molto carino. E poi c'è sempre questo accessorio, un altro Polly Pocket, che non un altro ciuccio, qualche missile. E diciamo che il secondo sacchetto è andato. Andiamo avanti con questo. Il tavolo è pieno. Allora partiamo subito da questo. Un orologio da Coca-Cola. A me piacciono molto i gadget pubblicitari, quindi quando li trovo li recupero. È in plastica, però a me piace. Sicuramente qualcuno li vuole questo. Poi, vabbè, qualche libro, in questo caso il libro di Goldeck, Venusia in battaglia. E qua dentro ci sono ancora un po' di personaggini vari. Quindi dal personaggio della Disney alle Memense, a un piccolo orsetto della Tommy e tutta una serie di personaggi vari. So che li metto qua sopra, poi farò la, sono personaggi vari, dalla Micro Machine al personaggio della Disney. Sì. Però nel caso, guarda quello che vi dicevo prima, il pezzo di Robocop. Questo qua, vediamo se lo riconoscete, dovrebbe essere dei Mighty Max, non so di quale. È un puffo, un Playmobil. Qualche personaggio in PVC, qualche accessorio che potrebbe essere sempre utile. E anche questo sacchetto è finito. Avanti col prossimo. Eccolo qua. Allora, vabbè, qua dentro ci sono un paio di libri per la mia ragazza. Ce l'ho presi. Poi questo molto molto interessante. È una specie di game watch giapponese della polizia. Si chiama Police, qualcosa tutto in giapponese. E con gli schermi che si muovono, si deve abbracciare questo. Non so come si fa, però ho visto prima che si alzavano. Speriamo che funzioni. E poi un altro libro simile a quello di prima, in questo caso Star Blazer. Quasi in ultimo questo. Qua dentro abbiamo qualcosa di Dragon Ball. Questo non è facile da trovare. Le Trunks. Ci sono un paio di Trunks Super Saiyan normale. Un paio di videogiochi della PlayStation 2. E per finire una bella Wii U. Signore, come l'ha venduta? Metà è completa, ma in realtà non è completa perché manca la barra del sensore, però c'è l'unità centrale, c'è il pad, c'è l'alimentatore e un paio di cavi. Andiamo a metterla qua. Vedete, il tavolo è già pieno. Tutte le riprese un po' così, però bisogna un po' adattarsi. Io, a me piace... A me piace non creare il video prima, io lo faccio al momento, quindi è più reale, ma è un po' più incasinato il video. Bisogna un po' cercare di adattarsi, però il bello è che è reale, è in live quasi. Io sto tirando fuori adesso dei sacchetti, non l'ho preparati prima. In ultimo, ragazzi, un bello scatolone di Lego. Che sembrerebbe interessante perché ci abbiamo la base dei pirati e vabbè, c'è dentro qualcosa Technic, sembrerebbe, però a vedere così a colpo d'occhio c'è dentro qualcosa dei pirati. Vedremo se c'è dentro tutto. E c'è un Fisher Price, mettiamolo lì, bisogna andare a scavare e a vedere se c'è dentro
sto detenendo. Infatti tutto il giorno io mi vedo così, è bello pieno. Mi da rovesciarlo e vedere un po' il tutto, quello che c'è dentro. Quindi ora vi faccio un bel video riepilogativo. Ci stiamo qua perché sennò non ci sta. Ok. Questa la mettiamo qua nell'angolo. Quindi ragazzi, ora vi faccio un bel video riepilogativo di tutto quello che ho trovato. Eccoci qua, direi che è un bel miscuglio di colori, cosa dite? Tanta roba. Tanta roba, secondo me. Cioè, almeno io sono soddisfatto. C'è di tutto. Non ci sarà il pezzone ultra raro, ma sicuramente quindi ragazzi, ecco qua, il video è finito. Questo qua è tutto quello che ho trovato. Spero vi sia piaciuto questo video un po' così dei miei ritrovamenti. E continuate a seguirmi sul canale, seguitemi sulla pagina Facebook e visitate il mio negozio eBay. Io vi saluto. Ciao da Antonio Affari per Gioco.